Prego, Sì, Manfred, stavo dicendo, il Cagliari, come ben sai, come ho sempre detto, rosa più forte della Serie B di gran lunga. Poteva fare benissimo la Serie A, visto le ultime della classe in Serie A. Riguardo le ultime due partite, ha detto bene il Miga, però parità di partite, ecco, il Bari meglio all'andata, il Cagliari meglio al ritorno, direi che il Bari ha fatto meglio nelle due gare, complessivamente. Quella prestazione dell'andata e Radunovic mostruoso lasciano un po' di amaro in bocca al Bari, anche per come è arrivata alla fine la vittoria del Cagliari ieri sera. Poi, Ma Manfre, sì. secondo me vi sono Dimmi. mancati giocatori chiave, tipo Foloruscio in quelle condizioni, è arrivato infortunato nelle ultime gare, È entrato bene acciaccato. però Foloruscio ieri. Però Henrichs, avere Foloruscio titolare e magari farlo entrare negli ultimi 10 Ragazzi. minuti è un'altra cosa. Cioè, il Nicola è giocatore. completamente Nicola, devastato. Nicola, io stessa mi mentre. aspettavo entrasse subito all'inizio del secondo tempo Floruscio, ci sono rimasta veramente malissimo che sia entrato solo gli ultimi 10 minuti. Mi hanno riferito che non stava bene, Sì, quindi. non è stato bene negli ultimi giorni, ecco, negli ultimi 10 giorni, perché anche col Sud di Tirolo ha fatto panchina. E sarebbe ingiustificabile, ecco, la panchina di Foloruscio, perché secondo me è uno dei migliori della Serie B, nei primi 5. Coyote, c'è una proposta per una Per squadra di Serie A favore. nel caso volesse cavalcare il sogno, che è la Lazio. Lo valuti bene. Ma io sono pugliese, come faccio a diventare così? Brava, brava. Allora, tra l'altro, quello che ha Ragazzi, scritto. l'amore per il Bari è costante, anche se si perde, perché sono le sconfitte quelle che ci fortificano. Non so, Manfred, scherziamo. posso farti una domanda? Se ti avessero fatto scegliere Milan in finale di Champions, quindi battevi il derby, e Bari in Serie A, che avresti scelto? No, anche quando abitavo a Bari, no, devo essere onesto, anche quando abitavo a Bari sono sempre stato un tifoso del Milan. Poi, beh, mi fa molto Ah, non faccia piacere finta se. di essere triste, Manfredi, non No, mi faccio il fa fake. molto piacere se il Bari è in Serie A, chiaramente. Se c'è Bari contro qualunque altra, chiaramente tifo Bari. Però bisogna essere onesti, ho sempre tifato, non mi piace tanto tifare due squadre. Ma Quindi sono. Prego, dimmi, dimmi. comunque, cioè, capisco anche la delusione dei tifosi baresi, però secondo me questo fa parte anche di un percorso. Magari la Serie A adesso era troppo presto, anche per le vicende societarie. Sappiamo che poi si sarebbe creata una situazione dove De Laurentiis avrebbe Ah, è dovuto vero, vendere in sei scusate, mesi. scusami Andy, abbiamo da chiarire una cosa, ma vi siete incontrati? No, non mi ha scritto. No! E allora c'è gente Allora, che. Pinna è bannato da questo Ma canale. sì, però Manfred avrà sofferto la pressione, avrà indagato di più e ha sofferto la È pressione, bannato da dai. questo canale insieme a Biapri. Fatevi una cosa da soli perché qua non È vi vuole più nessuno. comprensibile, Manfred, fidati. Io mi Per metto anche a nulla. disposizione, ma manca Come scrivere un disposto? messaggio, ciao come Non stai, in bocca, cioè accettabile, niente, dice. però vergogna, vergogna. Le è mai Vergogna. successo, Coyote? Ma sinceramente non mi è mai successo che qualcuno non mi scrivesse dato il numero, Per poi esempio, magari se c'è la dessi. fidanzata, magari è Vabbè, fidanzato, chissà, mica se l'è portata a Bari, quindi magari è sedesti. anche la fidanzata. Magari la ragazza gli ha sequestrato il cellulare. Ah, ecco, Può può essere, essere. è Può essere. È probabile. Dicevi, Allora. Manfred? No, se dessi il Comunque, numero a rispetto Torre, secondo all'argomento di me prima, scriverebbe non subito. lo Prego, so, prego. Comunque, rispetto all'argomento di prima, effettivamente, sicuramente abbiamo veramente toccato il cielo con un dito, ma stavamo a 2 minuti dalla Serie A. Però Però anche poi. all'inizio della stagione, io ne avevo già parlato in diverse trasmissioni, parlando del Bari, che oggettivamente questa Serie A era una promessa, però di 3-4 anni. Infatti tutti dicevano Esatto. quest'anno in Serie A, quest'anno in Serie A, sì, però cioè, mo siamo usciti dalla Serie C, anche vogliamo piano. Ovviamente è una grande delusione perché stavamo lì, quindi la possibilità c'era, però sicuramente magari appunto anche per le questioni societarie, avere un po' più di tempo a disposizione per avere una squadra più definita, i giocatori sani. Appunto, delle situazioni di società più tranquille sicuramente possono avere un ingresso in Serie A migliore Però, rispetto a. Coyote, sai che secondo me proprio adesso la società, proprio De Laurentiis, ha visto il calore davvero che può dare Bari dopo questa finale. E secondo me davvero può anche Zitolo Vumbo pensare di fare fortissimo. ancora un anno a Napoli e poi portare un grande Bari in Serie A, vendere il Napoli e fare il presidente del Bari in Serie A. Perché Manfred. la dimostrazione che i baresi hanno dato a questa squadra, secondo me è veramente applauso a tutti voi, Ma eh. hai notato che Andy parla solo con Coyote da quando è entrata? Cioè proprio Sì, non ha caccia, rivolto parola a caccia. nessun altro, cioè ha rotto il cazzo, incredibile. Via, via. È incredibile. E Ma io no, non sono
Basta. No, io non sono, ho paurissimo. Paurissimo. Nicola. Dicevo, non sono tutto come Pinna. Cioè... No, l'abbiamo capito. Pensavo di sì, non sono etero. Per favore. Allora, ecco, Spadoni, esordisce sempre. Allora, Nicola, è tutto vero, però diciamo sì. Che Pavoletti in area di rigore al 93esimo si può marcare meglio, se no è facile che ti punisca, voglio dire, o no? Ma sì, quello ci può stare, pure che Pavoletti ti punisca quando poi il carico è tutto davanti con palloni in mezzo, quindi ti può punire. Volevo ritornare sull'aspetto societario. Secondo me il Bari è stato già venduto, secondo me. Sotto traccia, anche è stato già tutto sistemato, infatti era già tutto pronto, secondo me. E non è da escludere che Nicola? Già De Laurentiis possono lasciare, non lo sappiamo questo. Ah, tutto fatto, tutto fondo. Firmato, però ancora non si sa chi l'ha comprata. Mi sembra un po' strano, Nico. Sì, è tutto sotto traccia, alla fine è tutto sotto traccia. Secondo me loro sono dei professionisti, non lasceranno mai il Napoli. Secondo me ci sarebbe stata la proposta se fossimo andati in Serie A, perché ovviamente avrebbe avuto più valore, o una scelta intelligente che avrebbe potuto fare, e sarebbe stato vendere il Napoli, che cioè, dopo lo scudetto oggettivamente... penso che l'offerta sarebbe stata tra le più alte, e poi sarebbe stato investire nel Bari una volta andato in Serie A. Queste due erano le opzioni, però secondo me un altro anno con il Napoli, come diceva giustamente Manfredi, lo diceva? No, l'ha detto. Aspetta, no, lei ha la testa solo per Manfredi, Coyote, per favore. ricambio. E appunto, forse potrebbe venderlo successivamente il Napoli. Chiaro. Allora, Miga, l'uomo di questa promozione è Ranieri? Sì, assolutamente sì. Che belle le lacrime di Ranieri, Miga. Finché c'era Liverani come allenatore, il Cagliari non riusciva ad avere né un'idea di gioco né nemmeno un'unità di squadra, che credo che sia stata veramente il fattore determinante per poi la cavalcata che ha portato Ranieri. Il gruppo... È proprio migliorato, si vedeva proprio a livello di gruppo quanto ci tenessero poi a fare questa cavalcata, perché fino a che non è arrivato lui il Cagliari sembrava veramente destinato a fare un campionato di Serie B anonimo, che era una roba pazzesca anche per il valore della rosa, perché comunque il valore della rosa del Cagliari è rimasto comunque abbastanza alto per la categoria, nonostante poi comunque tutti i problemi fisici che hanno avuto i vari Rog, Nandez e quant'altro. Però a prescindere, poi anche il click che ha avuto la Padula come è arrivato Ranieri, perché fino a quando c'era Liverani la Padula aveva fatto 7 gol, mi pare, poi è arrivato Ranieri e ne ha fatto 17, 18. Ma la Padula restasse in Serie B a vita, cioè io non me lo porterei in amica, io lo venderei in Serie B di nuovo. Non lo so, secondo me la Padula è un signor attaccante, va messo nel giusto contesto di gioco, perché comunque non è il centravanti, non è nemmeno l'attaccante tecnico, è un mix. Ma non è capocannoniere, giù più volte, sì, esatto, ha vinto il premio Paolo Rossi, se non sbaglio. Più volte però ha dimostrato di essere un attaccante di categoria in Serie A. Non puoi giocarti la salvezza con la Padula, secondo sono d'accordo. Me. Però quell'anno al Milan, Manfredi ci può confermare, alla fine i golletti li ha fatti, sì. Ha fatti una decina. Eh sì, però al Milan dove se ne aspettavano 20, dove c'hai molte più occasioni, dove c'hai baricentri più alti, okay. E quindi è più facile. Però ci sono 9 che hanno fatto peggio di lui in quegli anni, c'è la maledizione del 9. Secondo me in A può fare bene, dipende dal contesto. La cosa assurda pensate e incredibile che va avanti e più si abbassa il livello, non è vero, ma cresce sempre di più. A parte che sia stato Pavoletti l'uomo di questa promozione, che comunque Pavoletti ha trovato poco spazio quest'anno, ha avuto problemi fisici. Non ha giocato tanto, ha segnato poco e poi la decide proprio lui. Poi ovviamente era l'attaccante ideale in quei minuti di forse in finale con tutti i palloni che si mettevano al centro. Ovviamente che ci fosse Pavoletti era perfetto. Che sia stato lui a deciderla però è veramente molto romantico. Mica, ma Viola che problemi ha avuto a Cagliari? Non si è mai... Questa è una bella domanda, perché comunque è un giocatore che era stato fortemente voluto da Liverani, poi non ha inciso, ha trovato poco spazio e da quando è arrivato Ranieri poi è anche uscito De Jola, che comunque anche lui non stava collezionando
grandi prestazioni, invece poi nel gioco di Ranieri è diventato super funzionale. E poi credo anche che nel modulo di Ranieri, nel modo di giocare, non ci sia spazio per un trequartista puro, perché comunque si gioca molto sulle fasce, si gioca molto... Però alla fine delle ultime stagioni Viola ha fatto sempre il regista, ecco, l'uomo davanti alla difesa, sia Benevento con Inzaghi. Pensavo che anche lì a Cagliari giocasse lì, ecco. Questi un po' di immagini di Bari che era pronta alla festa. Godo. No, scusate. Veramente senza rispetto quello che è successo ieri. Pioggia, c'era tanta pioggia, vero ragazzi, che è andato allo stadio, giusto? Tu immagina che quando è iniziato a piovere, a un certo punto io stavo col mio compagno, c'è stato un attimo come quasi di era la fine, erano gli ultimi minuti, ha iniziato a piovere forte, ho pensato questa è, che ne so, l'acqua santa, è un modo per festeggiare sotto la pioggia. Poi a un certo punto, appena finita la partita, mi sono resa conto che in realtà anche il cielo stava piangendo, no! Perché appena ho segnato, no, ve lo giuro raga, vero, è stato vero. Mi è sembrato, in quel momento ho detto non è il cielo che piange di gioia, il cielo che piange di tristezza, questo, perché poi è iniziato a piovere proprio in quell'istante, lo stadio si è ammutolito, l'unica cosa bella, scusate per il suono di sottofondo, d'auto in corso, c'è una rapina in corso, l'unica cosa bella è stata veramente la tifoseria che dopo quei due minuti di silenzio comunque ha continuato a cantare alla squadra, l'abbiamo chiamata verso la curva per ringraziarla comunque di questa meravigliosa stagione, raga, perché comunque è stata una bellissima stagione. Riusciamo a riprendere la rapina? No, mi sa che è stata sventata. Metto una muto, sì. Facciamo entrare un altro grandissimo cagliaritano. Questo di famiglia, Cagliari, poi ogni tanto Inter. Io Inter mi sembra difficile. Gran weekend per lui. Ma cos'ha la lavagnetta di Ciccio Gamer dietro Pirassi? Sì, è quella. L'ho rubata proprio a lui. Ah, ok. Me l'ha data proprio a lui. No, raga, il weekend calcistico perfetto. Iniziato da sabato, ovviamente, con la sconfitta e l'umiliazione dell'Inter. Continuata ieri con la retrocessione. Stasera processo YouTube alla finale di Champions, prego, perché sabato è stata fatta una porcata, motivo per cui ne sarà licenziato. Giusto. Pires. No, dicevo, continuata poi con la retrocessione dello Spezia, che volevo chiudere. Ieri come cadevo in piedi tra Verona e Spezia. Ieri poteva giocarsi l'Enalotto. Ma Cohen è uscito senza salutare? Sì, perché... No, perché io volevo fare un grande attacco ai tifosi milanisti, no? Contenti della retrocessione dello Spezia, che non si ricordano che con la salvezza lo Spezia avrebbe regalato 5 Caldara, milioni di Caldara al Milan. Sì, 5 milioni, chi te li dà per Caldara? Calmo un attimo, calmo, ci darà qualcuno per chiudiamo Caldara, il Bari, chiudiamo il Bari. Spadoni, lei come l'ha vista la partita di ieri, lo spareggio playoff? Ma sai, come si vede spesso nel calcio, l'abbiamo visto anche nella Champions League, nella finale, la palla era una palla decisiva. Pavoletti l'ha buttata dentro e Lukaku l'ha sbagliata. Oh. Perfetto. Quindi Pavoletti dire... meglio di Lukaku? Diciamo Pavoletti che quella di Pavoletti era molto Pavoletti più difficile tecnicamente. Cioè, forse anche una trattenuta Manfred sul gol di Pavoletti. Ma stava cadendo, cioè, proprio Lukaku doveva solo... No, non so. Io stessa durante il primo tempo aveva giocato meglio, ho ricordato molto del Manchester nel primo tempo del Bari. Non so perché a me è sembrato... No, nel modo di giocare. Nel modo Bari di giocare. Gli ha ricordato il Manchester il City? Il tempo del Manchester, sì. Il Bari ovviamente. Ok, poi. Chiaro. Chi è il De Bruyne del Bari? Dopo quante birre, Coyote? No, si è offesa, scusate. Ma il Bari è muta. No, perché c'era il cuoso del... Ok, è finito comunque. Chi è il De Bruyne del Bari, le chiedevano, che ieri le ha ricordato. Ma non c'era. No, non ho visto una come si dice, una familiarità nei giocatori, ma nel tipo di gioco, nel senso che abbiamo costantemente difeso, abbiamo giocato praticamente quasi sempre nella parte di difesa, un po' come ha fatto il Manchester nel primo tempo, se ricordate. In realtà a me il gioco non è piaciuto, proprio perché in realtà è come se avessimo giocato costantemente sperando nel 0-0, perché così ci portavamo a casa la Serie A. Non è stato proprio attacco. Errore di inesperienza dell'allenatore, forse?
Io non so se eravamo spaventati, se eravamo stanchi, se comunque mancavano delle presenze fondamentali in campo, come appunto Floro Ruscio, però mi sembrava veramente che si stesse giocando per lo 0-0, almeno personalmente.